Ed eccoci qui come ogni lunedì per presentare lo sport in Valtari, non solo per parlare di tutti gli sport. Questa sera ne avremo una dimostrazione. E visto che non dobbiamo perdere assolutamente tempo, presentiamo gli ospiti immediatamente che partono da. Buonasera a tutti, Emanuele Massari, Karate Club al Ceno Valtaro. Fabio Ormindelli, pallavolo Borgotaro. Buonasera, Elena Di Falco, pallavolo Borgotaro. Buonasera a tutti, Leori Jessica, pallavolo Borgotaro. Ciao, Zuccone Alice, Karate Club Valceno Valtaro. Medaglia d'argento. Massari Cecilia, Karate Club Valceno Valtaro. Medaglia d'oro. E così si parte bene, no? Allora, visto che dobbiamo partire bene, partiremo comunque con il calcio, anche se questa sera. Ah no, allora, facciamo con questo. Partiamo immediatamente con. Se sei pronto ad inquadrarlo, sei pronto ad inquadrare, caro dottor Berni? Lei è pronto ad inquadrare tutto? Scusi, dottor Berni. Allora, partiremo con questo libro, dedicato all'Inter, che ha vinto un campionato importantissimo qualche anno fa e l'ha vinto con il borgotarese Eugenio Bersellini. Qui i protagonisti sono Alessandro Altobelli, Giuseppe Baresi, Evaristo Beccalossi, Carlo Muraro e tantissimi altri. Il titolo è L'Inter ha le ali. Ve lo consiglio, io ringrazio per avermelo prestato il dottor Vietti, Ugo Vietti, e vi dico due cose importanti per quanto riguarda questo libro. I campioni che hanno fatto grande l'Inter degli anni 60, 70 e 80, di cui cinque artefici del Mondiale 1982, rievocano in questo libro con umorismo e nostalgia la stagione d'oro della squadra nerazzurra, quando la società era come la mamma che ti allenava e ti faceva crescere. Gli allenatori Eugenio Bersellini facevano la parte del papà severo e la parola data aveva valore di contratto e con lo stesso humor e lo stesso affetto fanno i raggi X alla squadra di oggi. Naturalmente parlano anche dell'Inter di oggi. La verità è che il nerazzurro non si toglie con la maglia, rimane impresso sulla pelle e infatti nessuno di loro ha mai dato l'addio alla benamata. Quello che ancora oggi rimane invariato e che li accomuna agli oltre 4 milioni di tifosi è il cuore del grande popolo interista, la sua eterna capacità di sognare. 4 milioni di tifosi. E poi leggo una cosa molto importante che mi fa molto piacere. Per tutti quelli che a occhi aperti o chiusi sognano sempre in nerazzurro, dice, poi vi dirò chi scrive queste frasi da imprimere per uno sportivo: sono cresciuto con la correttezza di Giuseppe Baresi, uno che in 15 anni non è mai stato espulso, e con la grinta di Bini e Canuti ho imparato che se vuoi qualcosa devi correre e lottare, come facevano Oriani e Marini e Pasinato. Ho capito che bisogna pensare e ragionare con calma, ma quando è il momento di agire è necessario farlo con la rapidità di quell'imprevedibile ala sinistra di nome Muraro. Ho scoperto che per colorare le giornate ci vuole quel pizzico di sregolatezza e di genialità, naturalmente di Evaristo Beccalossi, e che alla fine, qualunque cosa si faccia nella vita, bisogna portarla a termine, bisogna concludere, come faceva Alessandro Altobelli. Firmato Laura Bersellini, che è la figlia di Eugenio, del grande allenatore dell'Inter, Eugenio Bersellini. Io credo che era giusto promuovere questo libro ed era giusto perché si parla anche di Borgotaro, per cui è importante averlo così presentato qui a Punto Sport. Grazie agli amici Jean e naturalmente il dottor Berni che hanno fatto sì che abbiamo inquadrato tutto. Adesso è il momento di far vedere cosa è successo nella giornata calcistica di ieri, poi abbandoneremo il calcio. Ancora una volta a vincere nella giornata di ieri è stata la pioggia. Tante partite rinviate dalla prima alla terza categoria, sia in Valtaro che in provincia, verso una primavera che si prospetta fittissima di impegni infrasettimanali. In prima categoria solamente la Valtarese è riuscita a portare a casa punti, o meglio uno solo, 1-1 in casa del Ghiare con rete di Sambe.
Perdono invece Bardi e Solignano, entrambi in casa. I bardigiani, sconfitti 1-2 dal Levante, si fanno avvicinare in classifica proprio da questi ultimi, mentre il Real Valbaganza supera 2-3 il Solignano, che recrimina un rigore contestatissimo nel finale a favore degli ospiti. Al pesante svantaggio di 2-0, i padroni di casa riescono a un quarto d'ora dal 90° a riportare la gara sul punteggio di parità. Segnano Giumelli al 75° e Paini al 90°. Poi, nei minuti di recupero, l'arbitro fischia il rigore che fa infuriare giocatori e dirigenti del Solignano. Il Real Valbaganza segna e allunga +3 sui ragazzi di Mister Colombi, consolidando il quarto posto. Albozia si è scesi in campo, ma solo per testare il terreno di gioco. Il fischio d'inizio non è mai arrivato. L'abbondante e incessante pioggia ha spinto il direttore di gara a rinviare Borgotaro Lesignano. Sono ben 4 invece le partite non disputate in seconda categoria, tra queste anche Compiano San Leo. Perde in casa la Varanese, sempre ultima in classifica, 1-2 contro lo Scandenberg. La Virtus potrebbe allungare a +6 in caso di vittoria nella partita rinviata contro il Montanara e agganciare il Valgotra, che perde una combattutissima partita per 3-2 sull'ostico campo del Sivizzano, secondo in classifica. Quasi tutti i gol si succedono nel primo tempo. I biancoverdi riescono a portarsi subito in vantaggio con Foglia, ma subiscono la rimonta dei padroni di casa, che passano 2-1. La rete di Tambini al 45° riporta il risultato in parità. Valgotra che lotta e vende cara la pelle, solamente all'87° arriva la rete del vantaggio del Sivizzano, che chiude i giochi. In terza categoria 3 partite rinviate, tra queste anche la capolista Palanzano contro il Deliziatevi Football, mentre la Bedognese espugna il difficile campo del Torile San Polo in rimonta. Sotto 1-0 ribaltano il risultato Manè e Moglia e si porta virtualmente a -1 dal Palanzano e -2 dall'attuale capolista Combi Salso, vittoriosa 3-2 contro il Castello. Turno di riposo per il Terre Alte Berceto. E abbiamo visto anche un bel gol delle Rose, che è formidabile. E adesso cosa vogliamo dirci? Ci diciamo in 4-4-8 tutto quanto è successo nella giornata di ieri di calcio. Molte partite rinviate anche. Sorbolo Boretto a prima categoria 1-0, Basilica 2000 batte il Fornovo dell'amico Ghilani 2-1, Borgotaro sospesa, rinviata, Bardi Levante 1-2, Unione Casalese il Cervo 1-0, Viadana Pobigliese 5-1, Solignano Real Baganza 2-3, Ghiare Valtarese 1-1. Per una classifica che vede Casalese 45, Basilica 43, con Viadana, Baganza, Real Baganza 39, Solignano 36, Boretto 35, Sorbolo 31, Valtarese 30, Ghiare 28, Bardi 24 come Fornovo, che ha una partita in meno, Levanti 23, Borgotaro 19, ma una partita in meno come Lesignano 19, e Pobigliese 19, il Cervo 12, Sorbolo e Real Baganza anche loro una partita in meno. Il Cervo la prossima settimana, il Cervo Bardi, Boretto Basilica, Levante Borgotaro, Real Baganza Ghiare, Pobigliese Solignano, Lesignano Sorbolo, Valtarese Unione Casalese e Fornovo Viadana. La classifica l'abbiamo già vista, non c'è bisogno di dire nulla di più. Vediamo un po' la seconda categoria. Mercuri Astra 2-1, Vico Fertile Fulgor Fornovo rinviata, Compiano San Leo rinviata, Varanese Scandalberg 1-2, Calestanese Mezzani rinviata, Sivizzano Valgotra 3-2, Montanara Virtus rinviata. Classifica, eccola qua, Vico Ferte 44, Sivizzano 40, Calestanese 36, San Leo 2 partiti in meno 33, anche il Vico Fertile però, Fulgor Fornovo 32, Mercuri una partita in meno 31 con Scandalberg, Compiano 21, Montanara 19, 2 partiti in meno, Astra una partita in meno 19, Mezzani una partita in meno 17 punti, Valgotto una partita in meno 15, Virtus 12 una partita in meno, Varanese 9 una partita in meno. Prossima settimana vede scendere in campo le squadre in questo modo: San Leo Calestanese, Fulgor Fornovo Compiano, Mezzani Mercuri, Astra Montanara, Scandalberg Sivizzano, Virtus Varanese, Valgotra Vico Fertile.
E andiamo a chiudere tutto questo sul calcio con la terza. Torino San Polo Bedognese 1-2, Palanzano Deliziate rinviata, Sala Braganza Fraore 1-2, Combisalso il Castello 3-2, Audace Inter Club rinviata, Team Crociati Montebello rinviata, Riposava le Terre Alte. Classifica che vede Combisalso 39, Palanzano 38. Una partita in meno però, Bedognese 37, Terre Alte una partita in meno 36, il Castello una partita in meno 24, come 24 Interclub, ma due partite in meno, Montebello 22 una partita in meno, 19 abbiamo Fraore, Sala Braganza una partita in meno 15, Torino San Polo una partita in meno 14, Audace una partita in meno 10, Deliziatevi due partite in meno 7, Team Crociati due partite in meno 4. Prossima settimana gli scontri sono questi, Deliziatevi Audace Terre Alte con Bisalso, Big Match esattamente a Berceto, il Castello Palanzano, Inter Club Sala Braganza, Bedognese Team Crociati, Fraore Torile San Polo. Queste sono le partite. Col calcio per oggi termina così, anche perché è giusto commentare quello che si vede ed è giusto far commentare a chi ha vissuto le varie partite, visto che ospiti calcistici questa sera non ne abbiamo. Giustamente palla agli altri sport, a cominciare da il karate. Il microfono. Sì, buonasera. Allora, noi adesso siamo in un periodo abbastanza impegnativo per il nostro calendario. Qui vediamo delle immagini, tanto. Sì. Queste sono immagini dell'Open di Toscana, dove abbiamo fatto un'ottima prestazione. Adesso nello specifico quella è la cintura rossa, i guantini rossi, Massara e Cecilia, che è nelle fasi eliminatorie. Abbiamo fatto un'ottima gara perché erano circa più di 1000 atleti iscritti, 193 club, e ci siamo classificati al dodicesimo. Quindi sicuramente una gara di altissimo livello, anche perché dopo, andando avanti con le immagini, poi si potrà anche vedere che Massara Cecilia in finale ha battuto l'atleta della nazionale che ha partecipato ai campionati del mondo, quindi della nazionale italiana, e che è arrivata terza ai giochi del Mediterraneo. L'ha già incontrata altre volte e, insomma, sempre una volta vince una volta vince l'altra, questa volta è andata meglio a noi, tatticamente ha gestito l'incontro sicuramente meglio e infatti è riuscita a vincere, diciamo così, non voglio dire facilmente, però gestendo bene l'incontro dall'inizio alla fine. E poi dopo, non so se si può andare a vedere anche quello magari della Zucconi, che ce l'abbiamo qua dietro. Zucconi è arrivata seconda, sì, no? Zucconi sì, è arrivata seconda. Però categoria inferiore di peso, no? Sì, 48 mi sa. Sì, 48 kg, invece questa era la categoria 53 kg. So anche il tuo peso, eh? 53 Cecilia? 53, meno 53 kg e meno 48 kg. Non bisognerebbe dirlo. Me l'hai scritto. Vabbè, diciamo solo meno 53 e meno 48. Poi. Ah, Potrebbe essere anche 48 e mezza, non si sa. No, sì, comunque la gara ha avuto sicuramente un bel livello e sono state tantissime le società che hanno partecipato e abbiamo avuto anche, insomma, da recriminare qualche episodio un po' sfortunato in alcuni arbitraggi che non sono stati del tutto così obiettivi e che hanno penalizzato un po' Sofia Morelli. Ecco qua, penso sia questa, no? Sì, ecco, questa qui. Questa è l'Alice. Questo è l'incontro di Zucconi, proprio della finale. Tra l'altro combatte con questa atleta che è proprio della Toscana, quindi di casa, e quindi era già, insomma, difficile lì imporsi. Però adesso dalle immagini non so dove sono partite, forse l'aveva già tirato, si vede a un certo punto che adesso sono ancora sullo 0-0, fa un bel calcio.
Sì, Alice è quella blu. Adesso queste qui erano fasi di studio, quindi le due atlete, nessuna è partita, loro ha dato una munizione l'arbitro per stimolarle, quindi a partire. Ah, perché ti può ammonire? Sì, se non combatti sì, altrimenti finisce il tempo e nessuno fa niente. Ecco qua c'è uno scambio di pugni, si sono toccate, quindi viene dato il controllo all'atleta toscana e anche alla Alice. Però il rammarico è che adesso, non so se si vede, Alice tira un calcio bellissimo nella testa, viene assegnato solo da un giudice e quindi per essere valido un punto deve avere almeno due giudici che lo segnano con le bandierine del colore della cintura dell'atleta. No, non è questo che ha sfilato, e quindi ne ha avuto solo uno. E poi niente, nel finale invece l'atleta di casa è riuscita a mettere un pugno appoggiato da due arbitri e quindi ha perso 1-0. Però è chiaro che quando ecco, qui provano a proiettarsi, che quando cominci a essere in svantaggio poi magari è più difficile anche recuperare, perché si tiene di cercare il vantaggio facendo un po' di ostruzionismo, muovendosi, insomma quello che magari un po' nel calcio si chiama melina, anche se bisogna farla in maniera, diciamo così, intelligente tra virgolette, perché viene sanzionato anche chi quando è in vantaggio scappa e quindi rifiuta il combattimento, fa troppo ostruzionismo e quindi l'incontro ormai, come si può vedere sullo schermo in fondo, sono 17-15 secondi, no, il calcio, no, non è neanche questo, no, non lo tira proprio nelle prime fasi iniziali dell'incontro. Comunque le due atlete si erano già incontrate altre volte l'anno scorso, se non mi sbaglio, proprio all'Open di Toscana o all'Open d'Italia, all'Open di Toscana Alice aveva vinto la Alice, sì sì. Quindi da questo punto di vista è molto, ecco vedi, adesso che sta vincendo si muove, scappa e infatti l'arbitro ammonisce per... perché non ha rifiutato il combattimento. Sì, perché ha rifiutato il combattimento e purtroppo qui è scaduto il tempo. Ok, allora poi torneremo a loro, alle vere protagoniste. Adesso iniziamo con un altro sport che ci sta dando tantissime soddisfazioni, che è la pallavolo. Siamo andati con l'amico Berni l'altro giorno a fare un piccolo servizio che vedrete, lo completeremo forse venerdì. L'allenatore è qui con noi con due splendide giocatrici, oltre che belle, brave, per cui ti lascio il microfono e sì, di quello che vuoi. Guarda, oggi qui con noi ci sono sia Elena che Jessica, che sono due giocatrici che sono molto importanti per la squadra, perché ricoprono due ruoli molto impegnativi e cruciali. Elena fa la palleggiatrice, perciò è il regista della squadra, e Jessica è colei che deve organizzare sempre la difesa, è il punto di riferimento di tutte le azioni difensive. No, perché la velocità di Jessica mi ha fatto pensare, avrà una sosia, non lo so, può darsi, perché magari la vedi a terra da una parte e già in piedi da quell'altra. Ecco, ci spieghi questo suo dinamismo, sdoppiare personalità, non so com'è. Non lo so se sono in due, se sono in tre, a volte in quattro, di cui una è sempre per terra. Jessica è uno di quei liberi che si muove tanto. Non è sempre nella posizione corretta, però distinto e con dei gesti tecnici molto acrobatici riesce ad andare a prendere i palloni e finché ci va bene non le posso dire nulla sulla mancanza di posizione. Pensa se anche quella. Pensa se ci fosse anche quella, come sarebbe bravo. Sentiamo le tue giocatrici. Ecco, condividete quello che aveva detto il vostro allenatore oppure sui nostri ruoli? Sì, i ruoli o magari nostri ruoli. Sì, sì, sicuramente. Le vostre capacità. Sì, no, sicuramente sia il ruolo del palleggiatore che del libero sono due ruoli che tra l'altro devono andare anche molto d'accordo perché si interfacciano parecchio durante il gioco. Vicino. Ah, scusate, si interfacciano molto, quindi ci deve essere anche molta intesa. Il palleggiatore è un ruolo che deve avere intesa un po' con tutti.
Però con il libero diciamo che ci deve essere una maggiore intesa, secondo me, perché proprio perché l'azione parte dalla ricezione e dalla difesa sempre, e quindi insomma il libero, che è il suo fondamentale principale, è il bagger, e quindi che è presente in tutte e due queste, diciamo, fondamentali di ricezione e difesa. E quindi niente, dobbiamo avere sicuramente, dobbiamo essere tutte e due scattanti, sia lei e sia io, per andare a recuperare delle palle poco precise e renderle più precise, insomma, per l'attaccante. Grazie, Jessica. Sai che addirittura mi sembri ancora più veloce dell'anno scorso, ma come fai a mantenerti così? Perché non ho paura, ma non so se sia un pregio o un difetto a volte, perché non avendo paura, quando mi lancio c'è il rischio anche di farmi male, quindi non so, è una mia dote innata. Mi lancio e sono veloce, poi anche comunque l'altezza fa molto, perché sono piccolina, quindi sono scattante e quindi... Un'altra cosa che ho notato seguendovi con l'amico Berni, che ha fatto il servizio con noi ieri l'altro, mi sembra che la vostra squadra proprio sia l'anno scorso eravate bravissime come quest'anno, però a mio avviso c'era meno coesione tra di voi, è vero o no? Sì, ma qui entra in gioco Fabio, secondo me, perché ha questa grande capacità, è vero? No, parlo bene, ma ha questa grande capacità di rapportarsi con ognuna di noi allo stesso modo, nonostante comunque abbiamo tutte caratteri molto differenti, cioè chi è più estroverso, chi è più introverso, e lui sa rapportarsi alla stessa maniera con tutte noi, è riuscito a fare molto gruppo, secondo me, ancora di più rispetto all'anno scorso. Allora, ho beccato, Sì, sì. Ti ringrazio, Jessica. Torniamo al karate, una medaglia d'oro, una d'argento. Allora, chi vuole partire? Eccola, due splendide ragazze. Poi chi è che dice che il karate è vero o no? Forza. Alice, perché abbiamo perso? No, secondo te, ecco, dove hai sbagliato l'incontro? Se l'hai sbagliato. Forse devo attaccare un po' di più e avere meno paura. Ma è un avversario che avevi già incontrato, però. Sì, sì. Allora come mai? Non lo so, era proprio, che so io, un qualcosa che quel giorno lì ti mettevi... No, perché la gara è andata bene. Oh. Forse perché non mi è andato il calcio e quindi... Da lì mi sono... Moralmente ti esatto. Sei un po'... Ci prometti di batterla però? Sì, sì, ma l'ho battuta, solo che magari, cioè, ci sta che non si batta una volta. Va bene, ti aspettiamo di nuovo qui da medaglia d'oro. Invece per te l'ennesima medaglia d'oro, giusto? Sì, insomma. No, hai già dato una piccola conta su quante ne hai, ma anche lei tante, No, questa gara è stata abbastanza, cioè sono stata molto contenta perché appunto per la finale era un avversario che comunque incontro in molte gare e è una delle più brave, quindi cioè più che altro è stato l'incontro più soddisfacente quello. Invece quest'ultima domenica ho fatto i campionati italiani, sono andata a Roma. E solo che ho avuto sfortuna invece questa volta perché mi è capitata la pool, cioè degli avversari molto forti subito all'inizio e si sono eliminate una con l'altra, quindi non ho potuto più avere la possibilità di recuperare e quindi non è andata bene invece. Bene, sono convinto che tornerai con l'oro, per il momento noi abbiamo sfiorato l'oro, vai. Continui Petroli, Gotra di Albareto, benzina, metano, lavaggio, aperto tutti i giorni. Un pieno di metano, garanzia di aria pulita e tanti chilometri in più.
Conad, centro commerciale a Borgotaro. Qualità, le offerte che si ripetono di settimana in settimana. Il servizio. Conad, il tuo supermercato al centro commerciale di Borgo Valditaro. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Bottega del Pane di Binacchi, Sandro e Stefania. Il mangiare sano comincia proprio dal pane. Parti dalla Bottega del Pane con le sue proposte di diverse qualità di pane, torte salate e nonne e alta specialità naturalmente in Viale della Libertà e in Viale Nazionale a Borgo Valditaro. Combeck, costruzione meccanica da 35 anni a Borgotaro in via Primo Maggio, con telefono 0525973 18. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combeck, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combeck, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Borgotel, il negozio amico della telefonia. Wind, TIM, Vodafone, grandi occasioni. Nuova opzione telefono incluso Wind, puoi avere i nuovi smartphone con un piccolo contributo mensile. Inoltre Borgotel ha il sistema che trasferisce e salva i dati sul tuo smartphone o tablet. Interessante, no? Per saperne di più vieni a trovarci a Borgotel, via Nazionale 2 a Borgo Valditaro. Centro Polivalente Atlantide a Bedogna in Largo Colombo. Palestra per rimanere in forma tutto l'anno, camping per il vostro relax in un ambiente unico, tennis, beach volley e in estate piscina con feste di tipologia varia. Centro Atlantide a Bedogna. Autoscuola Borgotarese di Belè Stefano e Federica. Patenti per tutte le categorie, corsi CQC, corsi di recupero punti, disbrigo pratiche auto, passaggi di proprietà in sole 24 ore. E allora affidati all'esperienza di Autoscuola Borgotarese di Melè Stefano e Federica in via Montegrappa a Borgo Valditaro. Attorniato da un ambiente incontaminato troviamo Osteria Pontelecca, ristorante e pizzeria con forno a legna. Vi accogliamo con professionalità proponendovi le nostre specialità con cucina casalinga, selvaggina, i famosi risotti, specialità di stagione come i famosi funghi porcini, grigliate di carni miste, pizza nel forno a legna e su prenotazione lumache col poccio, rane fritte e paella. Venite a trovarci, diventeremo amici. Osteria Pontelecca, frazione Pontelecca di Bardi, via Pontelecca 60, con telefono 0525 75 7200. Da 100 anni al vostro servizio, la tradizione di Cona Giuliani continuano con una gestione da Bruno Fortunati, Largo Roma a Borgotaro, che vi propone delle offerte irrinunciabili, veramente. Televisore Akai 24 pollici, offertissima a 149 euro. Lavatrice IT Wash, fabbricata in Italia, 5 kg, mille giri, centrifuga, offertissima a 229. Davvero clamorose occasioni. Altre clamorose occasioni ve le offro. Per abbigliamento uomo-donna, moda in, naturalmente alla Via del Mercato a Borgo Valditaro. Altresì grandi offerte invece da simpatiche canaglie per quanto concerne i vostri bimbi in via Mazzini, sempre a Borgo Valditaro. Centro Legno di Squerri Carlo Alberto, continuano l'offertissima 4,35 euro per quanto concerne il pellet di primissima qualità austriaca al sacco di chilogrammi 15. La famosa romana, vuol dire Baudassi, la romana, propone davvero un fine marzo strepitoso, ferro da stiro, ferro Italia 2000 watt a vapore a euro 15,90, caffettiera junior, tre tazze ad euro 11,70, vale di più quando si sbaglia naturalmente, e vale soprattutto questa moto zappatrice Rubert euro 279, naturalmente
da Baudassi, prezzi bassi. E adesso, amici miei, continuiamo questa carrellata e vedo un nuovo ospite arrivato, anche perché arriva da molto lontano, e in questo caso è il basket a farla da protagonista. Cedo la palla all'amico Nicola Del Neo, che ci spiegherà due cosine per quanto riguarda gli ultimi eventi. Partiamo, non so, dalle due prime squadre. Sì. Facciamo il primo delle due squadre. Nel weekend abbiamo ripreso a giocare sia con i ragazzi che con le ragazze. Con i ragazzi non è andata bene, abbiamo perso di 16 punti a Reggio Emilia contro la seconda in classifica, però come spesso accade nelle ultime 7 giornate che si è visto sconfitto per 7 volte, siamo stati in partita fino all'ultimo quarto, complice la giovane età di questo gruppo. Alla fine stiamo pagando un po' troppo l'inesperienza in un campionato di vecchi marpioni come quello della promozione emiliana, dove il basket è... In questo momento parli di Altarredo. Sì, no? Sto parlando ovviamente dell'Altarredo, insomma non ci sta girando bene, con un pizzico di sfortuna ci mette sempre lo zampino. Adesso abbiamo ancora 4 partite per cercare di arrivare al meglio nella fase dei play-out. Insomma, i ragazzi si stanno allenando bene, sono convinto che alla fine verremo fuori, perché l'altro girone contro il quale ci scontreremo nella fase dei play-out non mi sembra così forte come il nostro, però insomma gli obiettivi erano la salvezza e siamo ampiamente in corsa per arrivarci. Ripeto, un gruppo giovanissimo, a decenzione fatta per Oppo, che è il nostro capitano, che ha passato i 35, e gli altri sono tutti diciottenni, quindi insomma ci può stare un'annata così. Anche le ragazze invece, che sono diciottenni anche loro, a differenza dei ragazzi, stanno inanellando una serie incredibile di vittorie. È vero che stiamo facendo la pull retrocessione, ma oggi contavo, nelle ultime 21 partite abbiamo fatto solo 6 sconfitte dall'anno scorso, quindi è un gruppo che sta crescendo tanto e i risultati arrivano anche poi di riflesso sulle giovanili, perché questo è un gruppo che fa 3 campionati, Under 20, Under 18 e la Roby Profumi. In questo momento parli della Roby Profumi. Sì, la Roby Profumi della prima squadra, abbiamo ancora 3 partite. Direi che si è di nuovo imposta la Valentina. Beh, Valentina purtroppo l'anno scorso si è fatto male nel momento topico della stagione, per lei soprattutto e per noi, stava per essere convocata in nazionale. Ci giocavamo la qualificazione tra le prime 16 d'Italia, lei si è fatta male proprio nella prima gara di semifinale. È stata brava, perché recuperare da una rottura al legamento crociato del ginocchio non è semplice, soprattutto quando arriva nel momento più importante della tua vita sportiva giovanile. Ci ha messo tanto impegno, perché tutta l'estate lei l'ha passata a fare rieducazione, quando le sue amiche andavano a divertirsi, lei andava tutti i giorni a fare fisioterapia, prima a Pontremoli, poi a Parma, e adesso è tornata quella che conoscevamo. Ieri ha fatto 18 punti, e abbiamo appena finito di giocare adesso contro Bigarano nell'Under 18, che è la più forte d'Italia, abbiamo perso solo di 15 punti, quindi... Stiamo ingranando. Valentina, quando gioca lei, poi la squadra ne beneficia, perché di fatto è quella che ha più punti nelle mani, e anche le altre si sentono molto più scariche dal punto di vista della responsabilità di fare canestro. Poi quando hai a che affidare la palla nei momenti topici, le altre si sentono anche molto più tranquille, quindi giocano meglio. Ma da questo punto di vista un plauso a lei, che ci ha messo tanto di suo per ritornare, e alle sue compagne che l'hanno saputo aspettare, aiutare, perché poi fortunatamente è un gioco di squadra e si arriva lontano se tutti rimangono nella stessa parte. Ti ringrazio Nicola, torniamo naturalmente agli altri sport, in questo caso possiamo subito andare alla pallavolo, così scaliamo piano piano e poi finiremo con il karate. Allora, quante partite vi restano per veramente dare un senso importante e che lascia il segno a questo? Ci sono le classifiche? Ok, allora vediamole. Così cominciamo a andare nel merito del vostro campionato, che l'ultima volta avete giocato, vediamo un po', allora... contro Montebello, contro l'Audax Parma, che avete vinto 3-0, no? Esatto. Ecco.
Adesso gli altri si interessano poco, se vediamo la classifica è molto meglio, che così vede che voi siete a un punto sotto, no? Sì, c'è la Coppa che è a un punto in più, però ha fatto anche una partita in più. Ah. Due partite in più, esatto. E invece quella pari merito vostro, la Bonelli e l'Aghirano? Abbiamo stesso numero di vittorie, stesso numero di partite giocate. Ma più 7 vinti forse, no? Noi abbiamo più 7 vinti, oh. Sì, loro non ne hanno persi di più. Ecco, vedo una classifica dunque 42, ma però non è ancora veritiero, 41, poi 30, per cui sì. Il campionato è fra voi tre, via. Già lì c'è la spaccatura, però tu consideri che in due partite già ci giochiamo 6 punti, perciò è inutile dirlo che probabilmente ce la giochiamo noi di Borgotaro e la Villa Bonelli Langhirano. Già la Coppa è già staccata. Per cui tu dici che è così. Sì, voglio sì, sentire sì. Anche le tue ragazzine come la pensano su questa classifica. Grazie alle ragazzine. Cosa pensate? Beh, sicuramente, come ha detto Fabio, ce la giochiamo noi e Villa Bonelli, perché in quanto poi la COP ha due partite in meno. Quindi anche se diciamo vinciamo tutte le partite, noi andiamo sopra in automatico e siamo a pari merito sempre con Villa Bonelli. Un po' di immagine. E adesso ci sarà lo scontro diretto con Villa Bonelli il 6 aprile, quindi tra due partite, anche perché la prossima sarà contro l'ultima in classifica che ha 0 punti, però. Insomma, bisogna sempre stare. Bisogna sempre vincere. Sì, bisogna sempre vincere. Bene anche. Sì, perché i set valgono. Sì, appunto. E quindi niente. Siamo serene, insomma. Cioè, almeno io sono positiva. Spero di passare diretta. Di arrivare prima. Jessica. Vedi le immagini che vi riguardano, sì. Hai visto la classifica. Beh, come la commentiamo? Questa partita o in generale? In generale. Beh, sì, siamo le bianche. Sono le più belle, che può fare. Beh, l'ultima partita non è, abbiamo, la prestazione non è stata brillante, secondo me è complice un po' la stanchezza, ovviamente abbiamo mantenuto un regime molto alto fino ad ora e quindi ci è andata bene perché comunque abbiamo vinto 3-0, ok, però abbiamo sbagliato tanto, la testa andava e veniva e adesso dobbiamo cercare di recuperare, rimboccarci le maniche, lavorare ancora tanto perché comunque 5 partite siamo nel pieno del campionato e dobbiamo portarci a casa ancora molti punti. È vero che l'altro giorno, prima di iniziare l'allenamento, va chiuso in una stanza per spiegarvi? Sì, che... è vero. Ah, però. Ci sgrida. Allora, sono vere le voci, via. Sì, sì, è tutto vero, confermo. Ok, passiamo al karate velocissimamente. Adesso ci saranno altre immagini che Emanuele magari ci commenta, perché noi non c'eravamo, per cui... Tanto parliamo della stagione che è appena iniziata. Sì, infatti è appena iniziata, forse l'ultima volta che sono venuto era circa un mese fa. Sì, un mese fa, sì. E avevamo fatto una garetta a Gerenzano dove sì, avevamo fatto medaglie, ma le ragazze non è che avessero brillato più di tanto, proprio perché... Eccola. Sì, questo è un altro incontro di Cecilia, forse... il primo e vabbè è la sì vabbè Cecilia è la blu delle due atlete e già come si vede dalle immagini è cambiato tantissimo il suo modo di stare sul tappeto, la reattività che ha sulle gambe, così la spinta, il movimento, cosa che invece quando eravamo a Gerenzano, come avevo detto, eravamo usciti dal mese un po' di preparazione di dicembre, gennaio, quindi era stata una gara test, erano molto pesanti, quindi anche
l'incontro che ha fatto ieri ai campionati italiani, a parte che ha incontrato un atleta molto forte della nazionale, sempre, è finito 0-0, cioè in pratica allo scadere del gong si sono scambiati due pugni e gli arbitri hanno valutato che è arrivata prima l'avversario, quindi non ha avuto più tempo di recuperare. Se fossimo andati sicuramente al giudizio tecnico degli arbitri avrebbe vinto, perché aveva piazzato dentro un pugno solo con una bandierina, un bel calcio, insomma è come in questo caso, è lei che fa, come adesso si è visto, questo Uramawashi, un calcio al viso portato con la pianta del piede, aveva dominato l'incontro. Purtroppo un po' la sfortuna, chiamiamola un po' di ingenuità, non so, però uno ci prova sempre fino alla fine, infatti anche ancora questo calcio sullo 0-0, cioè dico a 0 secondi dalla fine sul gong, proprio questo scambio di pugni che ha premiato la sua, si parla di decimi di secondo, quindi a volte anche la prospettiva in cui lo tirano, che magari gli arbitri tendono a premiare un atleta rispetto a un altro e magari da un'altra prospettiva avrebbero cambiato anche loro magari il loro giudizio. E quindi niente, questa gara dell'Open di Toscana, e sia il campionato italiano, anche se comunque non è andato bene, ha fatto un bel incontro, stanno insomma dando i frutti per quanto riguarda la preparazione atletica che abbiamo fatto, e soprattutto perché adesso ci sarà l'Open d'Italia, campionato cadetti, insomma ci sono diverse gare, il campionato italiano rappresentative regionali a luglio, quindi forse adesso prenderemo in considerazione di fare anche una trasferta a Sofia in Bulgaria, che c'è una delle tappe della Youth Cup, visto che a Venezia sia Sofia Morelli che Cecilia si erano classificate terze, quindi in questo circuito europeo vediamo di provare a fare questa esperienza. Poi dopo a dicembre faremo sempre la Venice Cup Youth, la Youth Venice Cup, che però verrà fatta in Italia a Caorle. Bellissimo paese, straordinario, vi invidio. Allora, voglio fare, no, ciao, il microfono se l'avete, è una domanda per tutte e due uguali. È meglio essere attaccante o cioè meglio essere portata all'attacco o alla difesa? Dà più frutti all'attaccante o a chi difende? Mi sono spiegato malissimo, però il succo c'è. Scusa. Vai, sì. Allora, innanzitutto noi dobbiamo fare sia un ruolo di attacco che difesa contemporaneamente. Perché io vedendo le immagini, per quello che mi sono fatto questa domanda. Sicuramente si è più avvantaggiati quando si è in vantaggio, cioè è più facile perché l'avversario cerca di recuperare, quindi non pensa, diciamo, a difendere, quindi continua ad attaccare e tu riesci a prenderlo nel momento in cui è, diciamo, più vulnerabile. Sì. E quindi sì, sicuramente andare in vantaggio è una bella cosa, perché poi è molto più semplice gestire l'incontro, e invece è difficile recuperare. Quindi sì, di solito si diciamo l'importante, la fase importante è quella iniziale, dove si stabilisce il primo punto, perché chi fa il primo punto è quello che poi domina l'incontro. Alice, anche tu la pensi come la tua collega? Sì, oppure? Perché da subito, cioè nell'incontro, bisogna cercare di far subito punto, così te puoi gestirlo. Esatto, gestirlo. E tu, Alice, ti senti più portata all'attacco oppure a difenderti? Oppure è la stessa cosa? Per l'attacco, forse, perché almeno sono più sicura e cerco di gestire appunto l'incontro. Perciò, cioè, l'ideale è far punto subito. Esatto, e poi gestirlo. Bene, ti ringrazio e ringrazio anche Jean, che non sta benissimo ma è qui imperterrito con noi e sta per segnare un gol importante, molto. Speedy Car, autocarrozzeria, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport a Borgotaro. Il posto giusto se devi rimettere in ordine la carrozzeria della tua auto, da qualsiasi problema, ruggine, incidente e altro. Pulizia auto, problemi di carrozzeria in genere, auto, furgoni, camion. Soccorso stradale con car attrezzi 24 su 24.
rivolgetevi a Speedy Car Autocarrozzeria di Crescivano e C a Borgo Val di Taro, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport. Il tuo mezzo di trasporto ritorna nuovo. Macelleria Equina di Brugnoli Paolo a Borgo Val di Taro in Piazza della Legna. La meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne genuina, carne sopraffina. La meta allora è Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, Piazza della Legna a Borgo Val di Taro. Ditta Camisa Macchine Agricole, azienda leader nel mondo, macchine agricole per vigneti e frutteti di alta montagna. Macchine per giardinaggio di altissima qualità. La ditta Camisa Macchine Agricole la trovi a Isola di Compiano con telefono 0525 82 51 17 oppure 0525 82 51 45. Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo, a Borgotaro, via Caduti del Lavoro 22, con telefono 0525 97644. Continuano le offerte da Baudassi, la famosa romana, carriola due ruote, cassone in plastica, euro 110, compressore Vigor 25 litri, euro 99, bettoniera per cemento struttura in acciaio 125 litri, euro 269, stendipanni con ali in acciaio, euro 8,50, pittura traspirante da interno, litri 14, bianca, euro 19, super offerte. Da 100 anni al vostro servizio. La tradizione di Nicola Giuliani continua con una nuova gestione. Da Bruno Fortunati in Largo Roma a Borgotaro potrete trovare elettrodomestici e TV delle migliori marche con una pronta assistenza per le riparazioni ed inoltre montaggio e regolazione delle antenne. Proseguono le mega offerte da Fortunati Bruno a Borgo Val di Taro in Largo Roma. Super offerta stufa a legna Lincar ad euro 299, un sottocosto clamoroso. Promozione stufa a legna Linkard 690 euro più omaggio scaldaletto Imetec. Scopa elettrica senza sacco Secom euro 59, solo da Fortunati Bruno. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi? La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Val di Taro. Telefono 0525 97447. ZM Infissi, installazione di porte, finestre e persiane con il massimo della professionalità. ZM Infissi di Zucconi Massimo con Fistral, i numeri uno del settore. ZM Infissi lo trovi a Borgotaro in piazza 11 febbraio, produzioni in via Pieve a Borgo Val di Taro, showroom a Bardi in via Roma 15, telefono 0525 96 627, cellulare 338 96 76 980. Simpatiche canaglie di Melè Simona, via Mazzini 3 a Borgotaro. Dal 2013 propone abbigliamento per bimbi e ragazzi, dai neonati sino ai 16 anni. Brand migliori al mondo come Diesel, Pinco, Save the Duck, Gigil, Fred Melo, Please, Relish, Frankie Gas, Silvia Nietzsche, White Dogo, linea totalmente italiana, felperia italiana, FAC. Simpatiche canaglie lo trovi anche su Facebook e Instagram. Abbigliamento sportivo, casual e da cerimonie. Simpatiche canaglie lo trovi in via Mazzini 3 a Borgotaro. Sensazionale, nuova, accogliente, acconciatura unisex, un nodo al pettine di Toscani Loredana vi aspetta a Bedogna in via Garibaldi. Orario continuato dal martedì al sabato, il salone vi propone i famosi prodotti olistici Ayurveda a base minerale e vegetale, non animale. Lasciatevi conquistare telefonando al 338 6340 918, un nodo al pettine, Bedogna. Moda In. Eleganza nel vestire, grandi marche a portata di mano. La donna elegante veste Moda In. Moda In la trovi in Viale Bottego a Borgotaro.
Gioielleria Romano, tutti i sabati grandi occasioni, ma anche tutti gli altri giorni. Naturalmente vivi il momento del regalo, che è un momento importante, e affidati naturalmente alla soluzione che troverà Maria Grazia per voi. A Bedonia, Gioielleria Romano. Moda In, per essere sempre alla moda, con grandi firme, uomo o donna che sia, con i nuovi arrivi primavera-estate, rinnovo locale a Borgo Valditaro. Simpatiche canaglie, i vostri bimbi sono esigenti, allora ecco il negozio giusto, con nuovi arrivi primavera-estate, via Mazzini a Borgo Valditaro. Ricordo le prenotazioni a Pontelecca, al ristorante Pizzeria Pontelecca, per una Pasqua davvero interessante. Altresì ricordo le gare di briscola al bar Tambini a Ostia di Borgo Taro, e sempre le grandi novità al Bar Italo a Bedonia. Centro legno di Squeri Carlo Alberto, il pellets di primissima qualità, quello austriaco, ad 4,35 euro al sacco di chilogrammi 15. Il vero centro legno è quello di Carlo Alberto Squeri. Torniamo a noi e torniamo invece alla pallacanestro, che è molto ma molto importante in Valtaro, perché si dividono ormai, giustamente, non bisogna solo pensare al calcio, ma va pensato che questi sport sono emergenti. Per la pallacanestro non è una novità, perché a Borgotaro ha fatto la storia, ma per questi altri sport è davvero una porta che si è finalmente aperta, sia per quanto sponsor riguarda gli sponsor e anche il pubblico, è diventata appetibile. Pallacanestro. Vai. Ma sì, più che emergenti, noi ormai dopo, no, 65 siete, dopo 70 anni. 65 anni di storia, certo. Siamo no, non dico non navigati per voi, più non che... per voi, ho detto della pallacanestro, che avete fatto la storia, sì, eccetera, eccetera, ma per loro sì. Io volevo fare un appunto, una volta si ricordano quelli che giocano nelle squadre locali, ma noi abbiamo un ragazzo che gioca a Fiorenzuola in C1, che è Gabriele Marletta. La sua squadra è prima in classifica, la C1 è il quinto campionato nazionale, lui gioca in quintetto, uno degli elementi più importanti di questa squadra, domenica ha vinto, ha giocato molto bene, ha fatto 7 punti, poi l'allenatore è giustamente dato spazio a altri, è un ragazzo del 1998, quindi compie 20 anni quest'anno. È giusto ricordare che... E poi è giusto dire che viene ogni volta che può vedere voi. Sì, sì, lui ci tiene molto alla sua società, perché poi lui è nato e cresciuto nella nostra società, quindi appena può o chiama o è presente. Ma io di Gabriele ho tantissima stima, proprio perché è un ragazzo che è andato via di casa, ormai questo è il quarto anno che è via da casa e fa tanti sacrifici, insomma... A volte citiamo Marcello Gazzola, Gabriele lo sta un attimino imitando con le giuste e debite proporzioni, però vuol dire che chi ha voglia di mettersi in gioco, di fare sacrifici, come fanno queste ragazze anche qui, può arrivare. Insomma, oggi più che mai si arriva molto di più con la passione, con la voglia, che con il talento, quindi se si riesce a coltivare questo si può arrivare lontano. Non era giusto fare un riferimento a Gabriele, perché sta andando molto bene, quindi è un ragazzo che merita di essere visto. È un po' di tempo che stiamo cercando di coinvolgere Fiorenzuola a venire a fare una partita a Borgotaro, per mettere anche i tifosi locali la possibilità di vederlo all'opera. Però Fiorenzuola è un'ora di strada, ci si può andare anche tranquillamente. Considerate che è un palazzetto sempre strapieno, quindi è molto seguito. Io quando posso vado, perché è veramente bello. Per il resto, insomma, parliamo anche della Valtarese per quanto riguarda le ragazze più sì, più abbiamo chiuso le semifinali nazionali Under 20 la settimana scorsa, un risultato incredibile, essere nelle prime 16 d'Italia con ragazze solo di Borgotaro, con qualche aggiunta tra virgolette da fuori come Claudia Pallotta, che ormai è 3 anni che abita a Borgotaro, quindi la consideriamo ampiamente dei nostri. Abbiamo vinto contro Viterbo, abbiamo perso contro Torino, che è la candidata a vincere il titolo quest'anno, e anche con Spezia alla fine ci siamo arresi, ma abbiamo lottato fino all'ultimo istante. Considerate che sono squadre che hanno 2 straniere tutte e gente che arriva da via, noi siamo abbastanza autoctone da questo punto di vista, e quindi le ragazze hanno fatto una prestazione incredibile. Essere arrivate nelle prime 16 è veramente tanta roba, come si suol dire. Noi siamo contentissimi perché
si stanno impegnando tanto e le soddisfazioni arrivano. Poi diciamo che è il gruppo che fa più campionati, perché gioca in Serie B e fa anche l'Under 18, ma dietro ci sono tante altre ragazze che spingono per rubare il posto a queste, quindi è bello quando lo sport è competizione sana e vissuto in questa maniera. Quindi da questo punto di vista il primo obiettivo stagionale l'abbiamo raggiunto, arrivare nelle prime 20, siamo arrivati nelle prime 16, cioè, quando oggi guardavo contro chi abbiamo giocato, insomma, Torino fa quasi 1 milione di abitanti, Spezia ne fa 100.000, Viterbo altrettanti, poi Borgotaro 5.000, però siamo sempre lì, allora dico, no, dai, il lavoro paga alla fine. Quindi insomma adesso abbiamo l'Under 18 femminile Intermodal, che Intermodal, esatto. Speriamo di andare alle semifinali nazionali anche lì, e insomma siamo molto contenti, le ragazze si stanno impegnando tanto, quindi... E Centro Endine com'è? E Centro Endine adesso con l'Under 16 siamo nella seconda fase, nella Coppa Emilia, come ho detto più volte Centro Endine gioca sotto età, cioè un'annata, sono tutte ragazze del 2003 con una sola 2002 e gioca contro tutte 2002, siamo arrivati terzi nella prima fase. Quindi... Ma questo non vi potrebbe l'anno seguente agevolare un po', no? Sono conti sulla, che sulla carta sì, sulla carta sì, però bisogna sempre allenarsi sempre di più per migliorare. Insomma, vedremo l'anno prossimo. L'anno prossimo è l'annata giusta di tutte le nostre squadre, perché quest'anno c'è l'Under 20, l'Under 18 e l'Under 16 le abbiamo fatte sotto età. Vuol dire che l'annata pari noi non ce l'abbiamo numericamente. L'anno prossimo che abbiamo l'annata dispari vediamo dove riusciamo ad arrivare. Per cui tu giudichi ancora più positiva l'annata, no? Sì, sì, per noi è molto positiva, ma è molto positiva per un semplice dato di fatto. A me piace guardare le prime squadre, ma soprattutto sotto. Io sono quest'anno... siamo partiti con 40 bambini nel mini basket e siamo arrivati a 120. Quindi, è vero che avete anche un nome illustre dei bimbi piccoli? Sì, sì, un nome illustre. Molti illustri. Tutti i nostri bambini sono illustri. Sì, però, lo so, però uno che ha un cognome. Sì, è vero? È importante anche questo. Serve fa piacere, pubblicità, insomma. Diciamolo, dai, no, su. Insomma, non si può dire. Non si può dire perché è un torto agli altri e quindi è giusto. Ve lo dico io, Gazzola. Che tutti siano apprezzati per quello che fanno. Quindi, ragazzi, quest'anno siamo arrivati a 120, considerando Solignano, Bercetto, Albaretto, sono 6 centri mini basso, tanta roba. Facciamo un appello alle persone che sono appassionate di pallacanestro che ci vengano a dare una mano, perché ormai facciamo fatica, siamo talmente pochi come istruttori e dirigenti che facciamo veramente fatica. Bene, avete raggiunto dunque l'obiettivo più importante, quello di avere un numero imponente da gestire. Fabio, a te la palla, perché dobbiamo gestire la pallavolo, che lei sì, che sta davvero da qualche anno catalizzando l'interesse di tanti valtaresi, sempre un pubblico molto giovane a vederle queste ragazze, per cui un obiettivo è raggiunto. Beh, guarda, qui il collega del basket un pochettino mi faceva un po' di invidia per i numeri, e poi ha detto delle cose sacrosante, quelle del se vuoi arrivare ci vuole passione, ci vuole dedizione, ci vuole impegno. Nella pallavolo siamo ancora un filino più indietro, nel senso che siamo rientrati dopo un po' di anni di stop nella federazione. E ti do un dato, quest'anno è stato indetto il corso da allenatori e Borgotaro ha portato in federazione 5 persone su 9. Una ce l'abbiamo qui, c'è Elena che sta facendo il corso, ci sta mettendo anche del suo impegno, oltre a venire in palestra ad allenarsi alle partite eccetera eccetera, sta facendo anche questo corso qui per diventare istruttore, allenatore. È bello vedere crescere, però è anche bello vedere i risultati e spero che nel più breve tempo possibile anche noi possiamo avere i numeri del basket, i numeri del calcio, anche perché non si vive di solo calcio, il calcio è prevalentemente maschile, le ragazzine un po' di basket, karate, noi della pallavolo. Sì, in effetti,
però abbiamo le lanterne che stanno andando forte, sono belle ragazze, brave, giocano calcio. Giocano a calcio, sì, sì. Allora, sentiamo le tue bimbe, al quale naturalmente non voglio fare domande difficili, perché la cosa più brutta che si possa fare è fare domande così, che magari non si conosce neanche perché hai fatto quella domanda. Allora ti dico, mi vuoi fare uno spot vincente per chi si avvicina alla pallavolo? Perché uno deve abbandonare il calcio, pallacanestro, lui mi odia, non so, tu, karate, karate o quello che è, tutti gli altri sport, invece fa pallavolo. Perché? Beh, la Jessica fa gli sport, però quelli commerciali. Beh, io sono pro sport, quindi in realtà per me, quando poi dei bambini, dei ragazzini, degli adolescenti, dei ragazzi adulti fanno sport, va bene tutto. È ovvio che io sono appassionata alla pallavolo e quindi la faccio da quando ho 9 anni, e quindi sì, probabilmente e lo faccio tuttora quando incontro mamme che hanno bimbe piccole, di cercare di indirizzarle alla pallavolo, perché secondo me è uno sport che, come tutti gli sport di squadra, però, quindi non mi sento di che ti lega, lo sport di squadra ti lega, ti fa crescere insieme e la pallavolo per me è stato così naturale avvicinarmi a questo sport e non abbandonarlo mai, perché mi ha dato tante emozioni, perché mi ha fatto crescere tanto a livello emotivo e a livello anche, diciamo, tecnico, e quindi ti dà tutto questo, ti dà tutta una serie di cose che non lo so se gli altri sport danno, probabilmente sì, o se io ho scelto questo ci sarà un motivo, mi sembra giusto. Jessica, quando hai capito che il tuo sport era questo? Perché hai capito che era così? Io gioco a pallavolo da quando avevo 9 anni. Prima facevo ginnastica artistica, però non mi sentivo forse abbastanza soddisfatta e mi sono avvicinata a questo sport e da subito è scoppiato l'amore. Primo amore non si scorda mai, la pallavolo sì. Mi ha dato tanto, continua a darmi tanto e farò fatica a smettere un domani, secondo me. Beh, adesso non pensare a quello. No, lo so. Devi però vincere sicuramente dei campionati, devi sì, fare tante cose. Sì, quello sicuramente, però anche noi abbiamo tante giovani, quindi il ricambio generazionale prima o poi si fa sentire. Bisogna vedere dall'elasticità del personaggio. Non è facile, eh? Non è facile. Volevi aggiungere qualcosa di veloce? Sì, in questo vorrei accomunare anche i miei colleghi del karate e del basket. Spesso noi ci troviamo a scontrarci con dei numeri bassi. Il basket, grazie a Dio, non tanto bassi per il basket, però magari in una città più grande, come diceva lui, Torino, chiaramente i numeri sono più alti. Giusto appunto, mi è venuto in mente un mio collega, ex giocatore della Maxicono, dopo è andato a Cuneo, dopo Cuneo è morto, eccetera, eccetera, e lui ha rifondato da là in un paesino, Fossano, non so se lo conoscete. Sì, molto bene. E lui è ripartito dal mini volley, poi dopo con le giovanili, eccetera, eccetera, adesso è in B1. A Fossano. È un piccolo paese. A Fossano. Io sono sempre più convinto che la qualità la si può fare anche in posti di montagna. All'inizio di febbraio ero a Trento con il collegiale della nazionale, e a Trento anche lì ci sono piccole società con dei numeri non altissimi, però fanno altissima qualità. Si può fare sport e lo si può fare bene anche qui. Allora, Emanuele, vogliamo integrare? No, sono pienamente d'accordo su questa cosa. Io adesso
penso che, come diceva prima Nicola, la passione sia veramente, come quindi il collega della pallavolo di Fossano, che in un paesino così è riuscito sicuramente con la passione e le sue capacità ad ottenere dei grossi risultati, è quello che muove lo sport in generale. Io adesso, tornando alla nostra valle, ci metto dentro Valtare, Valceno, comunque il fatto che ci siano tante associazioni sportive e che comunque, ricordava prima Marletta, abbiamo Gazzola in questi sport, e comunque abbiamo tante eccellenze, quindi gli sport non vengono solo, oppure i campionati giocati per partecipare, ma anzi sono tutti insomma in vetta più o meno, insomma ci sono delle squadre rappresentative, poi è chiaro che va un po' anche da elemento a elemento, vuol dire che probabilmente noi, diciamo così, valtaresi, partendo da Solignano fino a Santa Maria, partendo di quella valle, ci mettiamo parecchia passione in quello che facciamo, e i risultati si vedono perché, da come abbiamo detto stasera, ma comunque si vede dalle altre volte, ci sono sempre degli ottimi risultati da parte delle nostre squadre in tutti gli sport generali. Io adesso non so le altre situazioni, però per dire, noi siamo la terza società più forte dell'Emilia Romagna nel combattimento, ma ci sono città come Parma, Modena, Reggio, che non hanno Bologna, Ferrara, di quelli che siamo Cesena, quindi lì a volte fa la passione magari di chi lo insegna, lo pratica e che riesce anche a trasmettere. A trasmettere, esatto. Quindi ci facciamo un complimento a tutti. È giusto così. Allora, chi vuol partire? Cecilia, Alice, come lo si affronta psicologicamente un incontro per prepararlo al meglio? Non so, inizia due giorni prima, tre giorni prima, non, è una cosa che mi stuzzica. Beh, come tutti gli sport, il riscaldamento è fondamentale prima di ogni gara. Secondo me è un momento in cui sei più in ansia, sei più agitata, però comunque dopo aver affrontato il primo incontro sei più tranquilli, ovviamente facendo bene. La sera prima, Alice, come vai a dormire? Beh, cerco di essere più tranquilla possibile, perché se parti frenata poi c'è finita. Quindi cerco di tranquilla essere più tranquilla, vuol dire pensare, possibile. Scusa se ti chiedo ancora, vuol dire pensarci, pensarci molto, oppure così e così? Così e così. Così e così. No. Per te? Perché magari le cose sono diverse per te. Sì, anche secondo me bisogna pensarci il meno possibile, pensarci soprattutto sul momento, perché è inutile salire sul tappeto già con delle pare in testa che poi ti frenano e basta. E io comunque sono molto ansiosa in generale, e però ormai ho capito che tanto, cioè, per averci l'ansia e poi magari non dare il meglio e perdere delle gare per niente, allora è meglio andare su tranquilli e dare il massimo, e quello che viene viene. Ok, ti ringrazio. Emanuele, volevi aggiungere qualcosa? Sì, vabbè, questa, poi loro hanno 17 anni, questa maturità di capire, diciamo, di dominare l'ansia, pian piano si acquisisce sempre di più. Io ho notato, in base anche ai risultati, a quello che fanno, che anche se magari si parla sempre di sport di squadra, il nostro è vero che è uno sport individuale, però siamo una squadra vera e propria, perché quando andiamo via siamo sempre 6-7 elementi, a volte anche 10, dipende un po' dalle gare, dal livello e chi le può affrontare, e quando magari una gareggia le altre sono tutte fuori a far tifo, quindi nel pre-gara, quando di solito andiamo via, diciamo che aiuta molto anche tra di loro stare assieme, scherzare così, per cercare, almeno ho sempre cercato di infondergli questa consapevolezza di non farsi prendere dall'ansia, di dominare le emozioni, perché è il miglior modo per esprimere il massimo. Certo. Ti ringrazio, cerchiamo di esprimere almeno un po' più del minimo, vai.
Contini Petroli, Gotra di Albareto, benzina, metano, lavaggio, aperto tutti i giorni. Un pieno di metano, garanzia di aria pulita e tanti chilometri in più. Conad, centro commerciale a Borgotaro. Qualità, le offerte che si ripetono di settimana in settimana. Il servizio. Conad, il tuo supermercato al centro commerciale di Borgo Valditaro. Costruire è importante, scegliere il materiale giusto è sempre più importante. Ecco perché scegliere Centro Edile, dove trovi tutto per l'edilizia in via Pieve 4 bis a Borgo Valditaro, è il massimo. 0525 92 12 18. Inoltre troverai cemento, mattoni, pitture, pallets, legnami e comunque tutto per l'edilizia. Centro Edile a Borgo Taro, via Pieve 4 bis. Bottega del Pane di Binacchi, Sandro e Stefania, il mangiare sano comincia proprio dal pane. Parti dalla Bottega del Pane con le sue proposte di diverse qualità di pane, torte salate e nonne e alta specialità naturalmente in Viale della Libertà e in Viale Nazionale a Borgo Valditaro. Combeck, costruzione meccanica da 35 anni a Borgotaro in via Primo Maggio, con telefono 0525 97318. Combeck, macchine per la pasta a livello mondiale, 35 dipendenti. Combeck, costruzioni meccaniche di diversa tipologia. Combeck, un'azienda borgotarese a livello mondiale. Borgotel, il negozio amico della telefonia. Wind, Team, Vodafone, grandi occasioni. Nuova opzione telefono incluso Wind, puoi avere i nuovi smartphone con un piccolo contributo mensile. Inoltre Borgotel ha il sistema che trasferisce e salva i dati sul tuo smartphone o tablet. Interessante, no? Per saperne di più vieni a trovarci a Borgotel via Nazionale 2 a Borgo Valditaro. Centro Polivalente Atlantide a Bedogna in Largo Colombo. Palestra per rimanere in forma tutto l'anno, camping per il vostro relax in un ambiente unico, tennis, beach volley e in estate piscina con feste di tipologia varia. Centro Atlantide a Bedogna. Autoscuola Borgotarese di Belè Stefano e Federica. Patenti per tutte le categorie, corsi CQC, corsi di recupero punti, di sbrigo pratiche auto, passaggi di proprietà in sole 24 ore. E allora affidati all'esperienza di Autoscuola Borgotarese di Melei Stefano e Federica in via Montegrappa a Borgo Valditaro. Attorniato da un ambiente incontaminato troviamo Osteria Pontelecca, ristorante e pizzeria con forno a legna. Vi accogliamo con professionalità proponendovi le nostre specialità con cucina casalinga, selvaggina, i famosi risotti, specialità di stagione come i famosi funghi porcini, grigliate di carni miste, pizza nel forno a legna e su prenotazione lumache col poccio, rane fritte e paella. Venite a trovarci, diventeremo amici. Osteria Pontelecca, frazione Pontelecca di Bardi, via Pontelecca 60, con telefono 0525 75 7200. Allora, prima di salutare i nostri amici del karate, dico solo un grande avvenimento al quale potete partecipare tutti, al Baro di Sea, un super karaoke divertente più che mai, con premi e quant'altro, il 20 di aprile, per cui davvero sarà interessante esserci. Odissea, via Nazionale, canterà anche lui, canterà anche lui, o Sole Mio, ha deciso, meraviglioso o Sole Mio? No, Sole Mio. Visto che dovete andare per motivi di studio, vi faccio chiudere e salutare con naturalmente i prossimi appuntamenti, sia Alice che naturalmente Cecilia che naturalmente Emanuele. Vai. Noi la prossima gara che faremo sarà il 7 aprile, che è l'Open d'Italia. È una gara molto impegnativa, noi ci stiamo preparando al meglio. Molto impegnativa perché appunto ci saranno, cioè ogni anno si iscrivono più di 1500 persone, quindi ci... Direi che è una bella emozione, sì, davanti a tanta gente, no? Grazie. E questa gara è particolarmente importante perché la nostra regione convocherà una rappresentativa per questa gara.
quindi rappresentativa dell'Emilia Romagna, saremo, vediamo se siamo convocati con la nostra regione. Ti ringrazio. Tra l'altro alle ragazze, ma a tutti questi sport, pallavolo, pallacanestro e karate, naturalmente calcio femminile, sarà dedicata una puntata di Punto Sport. Prego, Emanuele. Sì, quindi adesso abbiamo questo, a livello così agonistico, abbiamo questo per la squadra degli agonisti, questa Open d'Italia, che è una gara molto importante, organizzata a Riccione, quindi anche con la collaborazione del Comitato Regionale Emilia Romagna, di cui faccio parte, quindi questa cosa ci rende onore, sia per i numeri che ha avuto l'anno scorso che per quelli che avrà quest'anno. E poi dopo subito l'Open d'Italia avremo qui a Borgotaro, al Palaraschi, organizzeremo come società il campionato regionale cadetti, valevole quindi per la qualificazione ai campionati italiani che poi ci saranno in Quando maggio. Quando è l'appuntamento? Il 22 di aprile, okay. Domenica 22 aprile. Al Palaraschi, no? Sì, al Palaraschi. E poi nel pomeriggio faremo una gara invece promozionale per i bambini che vanno dal 2007 fino al 2013 di combinata gioco sport. Quindi queste adesso sono le prime due cose più importanti. In calendario. Beh, abbiamo, adesso mi sono scordato, che domenica avremo il campionato regionale assoluto a cui parteciperanno del Nevo Emily e Venezia della Pina, che sono altre due nostre atlete, e qualora raggiungessero la qualificazione domenica avranno il campionato italiano il 15 aprile, domenica 15 aprile a Roma al Palafilica. Grazie e buon sport. Grazie a voi sempre per l'ospitalità. Grazie a voi. Allora, parliamo di basket, perché dobbiamo andare avanti con questa storia di quest'anno molto fortunata. Ringrazio le ragazze della karate e naturalmente Emanuele. Ma vorrei parlare del settore maschile. Vai, vai. Settore maschile, dove abbiamo un'altra formazione targata Centro Edile che ci sta dando tantissime soddisfazioni. Sono secondi in campionato CSI, stasera hanno vinto bene contro Noceto, ieri hanno vinto di 60 punti contro il Cusparma, allenata da un guru della pallacanestro, Ivano Baldi, che gli sta trasmettendo una passione incredibile, e abbiamo due ragazzi, Manuela Angella e Giovanni Galluzzi, che lunedì scorso sono stati chiamati a un allenamento, un tryout con l'Olimpia Milano, che è la prima squadra d'Italia, al Palasport di Assago, prima della partita di Euroleague contro Real Madrid. Hanno fatto questa prova con l'Olimpia, insomma, pensa che emozione. Se sono rose fioriranno, ma noi siamo già contenti che due nostri ragazzi siano andati. Se voi guardate sul sito dell'Olimpia c'è proprio citato che due ragazzi sono stati chiamati da Borgotaro, e quindi un'altra soddisfazione per due atleti, che due ragazzi che insieme a quel gruppo 2002-2003 vivono tra la palestra e il campetto Claudio Dallara fuori dal palazzetto. Io dico sempre la squadra che mi dà più soddisfazione, perché sono quelle che sentono proprio la voglia di giocare a pallacanestro, la passione, mi rivendo molto in loro, e quindi sono contento che anche dalla parte maschile si stia riaccendendo quella fiammella che forse si stava un po' spegnendo qualche anno fa. Gli ho detto a questi due ragazzi di venire su a raccontare l'esperienza, mi hanno promesso che verranno le prossime volte, così avrai modo di sentire la loro voce, cosa vuol dire. Ma spero davvero che tu riesca a mandarmeli. Me l'hanno promesso. Allora, detto, ti faccio una domanda, che è questa, poi dopo torni dove eri. Io grazie a tutto il basket valtarese e grazie anche all'indirizzo che mi ha dato Ernesto Ferri, che giustamente lo ringrazio, ho avuto l'opportunità di intervistare Bianchinotti. Un'intervista che è rimasta un po' nel cuore di tanti valtaresi che mi hanno fermato, e tu hai detto anche tu cose molto belle su quella puntata di Protagonisti dello Sport. Potrebbe essere che la Valtarese, questione di qualche anno, sforni ancora, non proprio l'Eugenio Bianchinotti del caso, del Massimo Angella, del Capitelli o di qualche altro, ma che comunque si sia sulla retta via? L'auspicio è che si possa essere sulla retta via, la certezza
non lo sappiamo ancora. Questi sono i mostri sacri, sì, abbiamo, hai fatto qualche nome, insomma, un po' ingombrante. Caricare i ragazzini di oggi con questa responsabilità mi sembra tanto, però c'è tanta voglia, tanta passione, che è, diciamo, l'aspetto fondamentale per poter un domani costruire qualcosa. Insomma, Gabriele Marletta gioca già in C1 e quindi è già uno di quelli che potrebbero arrivare, insomma. Ce ne sono tanti altri sotto, sarà solo il tempo che lo potrà dire. È ovvio che arrivare a essere quello che è stato Eugenio, quello che è stato Massimo, Giordano, Claudio, potrei citarne una valanga, è difficile, anche perché poi oggi i ragazzi, ahimè, sono distratti da tante altre cose. Quindi una volta c'era lo sport, che era collettore di passione, entusiasmo, voglio stare assieme. Adesso i ragazzi di oggi dovrebbero trovare un po' ancora quella voglia di abbandonare le poltrone di casa o i cellulari, andare in palestra, passare un po' di tempo e soprattutto a chiacchierare con gli amici, non a chiacchierare con degli strumenti elettronici. Questo è uno sfogo, permettetemi, ma che da educatore, da istruttore mi sento di fare, perché insomma stiamo vivendo una generazione un po' particolare e non se ne vede tanto la via d'uscita. Quindi noi istruttori dobbiamo cercare di spronarli a tornare a fare quello che si faceva una volta. Parlando dei singoli, Franceschini come è messa? No, Sara è tornata dal raduno della nazionale mercoledì. Poi ne abbiamo la Giulia anche, no? Sì, ne abbiamo tanti in nazionale. Diamo spazio anche a queste ragazze. Ferrari oggi ha fatto la selezione regionale, il nostro 2005, Anna Giacopo Azzi, insomma, ce ne sono tante. Sara sta tirando la carretta da tanto tempo, adesso è un po' stanca fisicamente, ma in nazionale ha fatto un figurone, noi abbiamo parlato con l'allenatore. E Giulia poi? Sta bene, anche Giulia. Al torneo delle regioni, che diciamo è nella sua categoria la massima espressione, fra due settimane a Seregno vedremo cosa sarà in grado di fare. No, mi piace fare sempre il ricordo di Sara, perché è una ragazza che si impegna tanto, fa sacrifici, abita a Berceto, si allena tutti i giorni avanti e indietro, insomma. Poi i risultati si li è tutti meritati lei, noi gli abbiamo solo dato lo strumento, che è un canestro, è uno dei migliori allenatori d'Italia, permettetemelo di dire, che è Maurizio Scanzani, certo, che la sta allenando sicuramente molto molto bene. Mi riallaccio a quello che diceva l'amico della pallavolo, oggi come oggi l'avere gente che trasmette passione, che educa e che insegna è l'aspetto fondamentale. Poi i numeri arrivano, ma se c'è chi sa trasmettere la voglia di giocare a pallacanestro, a pallavolo, non bisogna preoccuparsi, perché poi i numeri arrivano. Fabio, allora anche per te siamo quasi in chiusura, questo è il penultimo giro, l'altro è di saluti. Argomento libero, con te e le tue ragazze parlate di quello che volete, così non vi metto in imbarazzo. Guarda, parlate di pallavolo. Ecco. Metto subito le mani avanti. Jessica, subito, tac. Metto le mani avanti e parliamo della prossima partita. Bravo. Così invito un po' di persone. Venerdì questo giochiamo con l'ultima in classifica, partita importante come dicevamo prima, perché anche ogni singolo punto ci può mantenere su in vetta. La palestra è quella di Via Peave, l'orario di inizio della gara sono le 20:40. Bene, l'invito sarà accettato. Esatto. Sentiamo anche loro che invito ci fanno o cosa ci dicono. Beh, un invito sempre sportivo. Certo. C'è questa partita di venerdì. E io invece promuovo un'altra partita, sempre quella del 6 aprile, perché lì ci sarà ancora più bisogno di tifo. Perché sarà giocata da Borgotaro? Sì, ormai rimangono tranne una fuori casa, le altre tutte in casa. Il 6 aprile? Il 6 aprile, sì. Che è un venerdì. Noi giochiamo sempre il venerdì in casa. Bene. Quindi il sabato non si lavora, quindi potete venire. Stefano segna. Segna. E niente, quindi venite numerosi, rumorosi anche, soprattutto perché quella bisogna vincere, e bisogna vincere anche bene. Grazie. Jessica, sta a te a chiudere.
E tralasciando il fatto che dobbiamo vincerle tutte. Sì. No, niente, ci serve del tifo. Il tifo è importante, serve gente che ci sostenga e soprattutto ci sono tanti giovani che ci seguono. Non ho dubbi. No, è vero, è vero. Mi sono reso conto che non ho dubbi. Sì, sì, tanti, tanti giovani. E quindi abbiamo bisogno di tifo ormai perché dobbiamo mantenere il nostro posto in classifica e cercare di toglierci qualche grande soddisfazione. Bene, è l'augurio che noi vi facciamo. Ci sarà un ultimo giro di saluti. Per il momento qualche consiglio. Adesso. Speedy Car, autocarrozzeria, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport a Borgotano. Il posto giusto se devi rimettere in ordine la carrozzeria della tua auto, da qualsiasi problema, ruggine, incidente e altro. Pulizia auto, problemi di carrozzeria in genere, auto, furgoni, camion. Soccorso stradale con car attrezzi 24 su 24. Rivolgetevi a Speedy Car Autocarrozzeria di Cresci Vano e C a Borgo Val di Taro, via Primo Brindani 3, vicino a Borgo Sport. Il tuo mezzo di trasporto ritorna nuovo. Macelleria Equina di Brugnoli Paolo a Borgo Val di Taro in Piazza della Legna. La meta obbligatoria per chi vuole portare in tavola carne genuina, carne sopraffina. La meta allora è Macelleria Equina di Brugnoli Paolo, Piazza della Legna a Borgo Val di Taro. Ditta Camisa Macchine Agricole, azienda leader nel mondo, macchine agricole per vigneti e frutteti di alta montagna. Macchine per giardinaggio di altissima qualità. La ditta Camisa Macchine Agricole la trovi a Isola di Compiano con telefono 0525 82 51 17 oppure 0525 82 51 45. Ferramenta Baudassi, la romana, una tradizione che dura nel tempo, a Borgotaro, via Caduti del Lavoro 22, con telefono 0525 97644. Continuano le offerte da Baudassi, la famosa romana, carriola due ruote, cassone in plastica, euro 110, compressore Vigor 25 litri, euro 99, bettoniera per cemento strutture in acciaio 125 litri, euro 269, stendipanni con ali in acciaio, euro 8,50, pittura traspirante da interno, litri 14, bianca, euro 19, super offerte. Da 100 anni al vostro servizio. La tradizione di Nicola Giuliani continua con una nuova gestione. Da Bruno Fortunati in Largo Roba a Borgotaro potrete trovare elettrodomestici e TV delle migliori marche con una pronta assistenza per le riparazioni. Ed inoltre montaggio e regolazione delle antenne. Proseguono le mega offerte da Fortunati Bruno a Borgo Val di Taro in Largo Roma. Super offerta stufa a legna Linkar ad euro 299, un sottocosto clamoroso. Promozione stufa a legna Linkar 690 euro più omaggio scaldaletto Imetec. Scopa elettrica senza sacco Secom euro 59, solo da Fortunati Bruno. Immobiliare Valtaro, come investire bene i vostri risparmi? La casa è il bene più importante per gli italiani. Immobiliare Valtaro la trovi in via Cesare Battisti 4 a Borgo Val di Taro. Telefono 0525 97447. ZM Infissi, installazione di porte, finestre e persiane con il massimo della professionalità. ZM Infissi di Zucconi Massimo con Fistral, i numeri uno del settore. ZM Infissi lo trovi a Borgotaro in piazza 11 febbraio, produzioni in via Pieve a Borgo Val di Taro, showroom a Bardi in via Roma 15, telefono 0525 96 627, cellulare 338 96 76 980. Simpatiche canaglie di Melei Simona, via Mazzini 3 a Borgotaro. Dal 2013 propone abbigliamento per bimbi e ragazzi, dai neonati sino ai 16 anni. Brand migliori al mondo come Diesel, Pinco, Save the Duck, Gigil, Fred Melo, Please, Relish, Frankie Garage, Silvia Nietzsche,
White Dogo, linea totalmente italiana. Felperia italiana, FAC. Simpatiche canaglie, lo trovi anche su Facebook e Instagram. Abbigliamento sportivo, casual e da cerimonie. Simpatiche canaglie, lo trovi in via Mazzini 3 a Borgotaro. Sensazionale, nuova, accogliente, acconciatura unisex, un nodo al pettine di Toscani Loredana, vi aspetta a Bedogni in via Garibaldi. Orario continuato dal martedì al sabato, il salone vi propone i famosi prodotti olistici Ayurveda, a base minerale e vegetale, non animale. Lasciatevi conquistare telefonando al 338-6340-918, un nodo al pettine, Bedogni. Moda In. Eleganza nel vestire, grandi marche a portata di mano. La donna elegante veste Moda In. Moda In la trovi in Viale Bottego a Borgotaro. E davvero siamo in chiusura, adesso faccio salutare gli ospiti, che ringrazio quelli che sono rimasti sino in fondo e quelli che sono appena andati per motivi di studio e di lavoro, perché mi sembra che questa sera mi avete dato l'opportunità di fare una puntata molto sana, nel senso briosa, con il sorriso sulle labbra, scambiandovi anche parecchi complimenti tra voi, questo mi rallegra. Vai pure. Intanto ringrazio sempre Giovanni, RTA, che ci sta sempre molto vicino, gli amici di tutti gli sport, che come dicevo prima è importante fare sport, poi se si sceglie il calcio, la pallacanestro, il pallavolo, quello dipende dalle inclinazioni. Siamo in una valle dove c'è tanto bisogno di essere uniti, quindi facciamolo con lo sport che unisce tutto, questo è fondamentale. Io ricordo tre appuntamenti, vorrei ricordare tre appuntamenti. Il primo è, quest'anno riproponiamo dopo qualche anno i camp della Valtarese e lo faremo a Tarsogno grazie alla collaborazione dell'amministrazione comunale di Tornolo, che ci ha messo a disposizione gli impianti, il palazzetto, i campi all'aperto, un'agevolazione anche sulla piscina di Bedogna. Partiremo il 17 di giugno fino al 23 di giugno con un camp dedicato ai bambini e bambine dal 2006 in giù, quindi 2006, 2007, 2008, i posti sono limitati, quindi affrettatevi a prenotare. Poi chiuderemo questo camp e partiremo con un gruppo di alta specializzazione il 24 e 30 giugno, anche qui dal 2005 questa volta in su. Poi a luglio ci riposiamo un attimino, perché ad agosto saremo impegnati tutto il mese con il day camp che tanto successo ha fatto l'anno scorso al Palazzetto dello Sport, dalla mattina alla sera, per tutti i ragazzi che vogliono fare avviamento allo sport, non solo pallacanestro, faremo tante, tante iniziative, quello è più un aspetto socio-ricreativo e per dare un aiuto alle famiglie in un mese, quello di agosto, dove magari i ragazzini sono un po' spiazzati. Noi l'anno scorso abbiamo avuto un notevole successo, più di 140 iscritti nei quattro turni. Insomma, ci ha dato la forza di rifarlo. Un altro appuntamento che per noi è importantissimo è per festeggiare i 50 anni della Valtarese femminile a inizio giugno, penso il primo sabato di giugno, faremo una grossa festa che coinvolgerà tutte le atlete che hanno iniziato a giocare negli anni 68, perché la nostra Valtarese nasce nel 68, fino ad oggi, sia di Borgotaro, quindi che hanno vestito la nostra maglia, ma anche le avversarie che tanto sono rimaste legate a noi, e quindi stiamo mettendo in piedi una cosa molto bella che finirà con tanta musica per stare assieme e faremo vedere tante immagini che ci hanno caratterizzato in questi 50 anni di vita. Quindi invito già voi non solo a venire a riprendere, ma a venire a passare un po' di tempo, certo, con noi, e questo dovrebbe essere il primo sabato di giugno al campo all'aperto, tempo permettendo, dedicato al nostro amico Ghiro. Se il tempo non ci aiuterà, lo faremo all'interno del palazzetto, e quindi sicuramente ci sarà da passare la data c'è, un bel sabato assieme. La data c'è. Grazie ancora RTA. Grazie a voi. Fabio, quello che vuoi, chiusura. Io vi ringrazio tantissimo anche stavolta dell'invito, che ci trattate sempre molto bene, insomma, e mi auguro che andiate a vedere la partita, così me la trasmettete, visto che io, ahimè, parto giovedì per andare in Corea, nazionale.
andiamo a giocarci questo torneo di qualificazione per i mondiali. Ecco, non è che ci regali qualche immagine, ci porti due minuti di immagine magari. Volentieri. Perché volentieri. Il pubblico secondo me sarà quasi esterrefatto dalla cosa. Sai, questa è una disciplina sempre pallavolistica, però una disciplina nuova. In Italia è nata nel 2013, certo. Perciò se mi aiuti... Due minuti di immagine non fanno male. A far vedere, ben volentieri. Va bene. Grazie a te di essere stato anche oggi qui. Grazie. Anch'io vi ringrazio per averci dato spazio, visto che appunto la pallavolo è un po' uno degli sport minori in questa valle, e spero che cresca sempre di più anche con diciamo questo investimento che la società ha fatto in tante persone che adesso, tra cui io, sto seguendo il corso, e quindi spero che si aprano sempre nuove porte, magari una maschile anche, e niente, vi ringrazio e venite venerdì. Grazie Jessica, in chiusura, che ringrazio ulteriormente, non vi dico perché, però è così. Penserete perché. No, la cosa principale è, vi invito a venirci a vedere. Queste ultime partite saranno difficili, toste, e a sostenerci e a sostenere tutte noi. L'importante è quello, ormai dobbiamo centrare lo scopo, l'obiettivo. Grazie, prima di salutarci voglio ancora dire che c'è questo speciale karaoke il giorno 20 del mese di aprile, potete partecipare tutti all'Odissea, le iscrizioni sono già aperte, sarà divertente esserci. Alla fine, per chiudere, io credo che un pensiero, ma molto più di un pensiero, vada ad Eugenio Bersellini, protagonista di questo libro. Il titolo è L'Inter ha le ali. All'interno ci sono tutti i grandi di quella squadra molto speciale fatta da italiani, 5 hanno partecipato al mondiale dell'82 se non sbaglio, e naturalmente questo scritto molto bello nel retro che è di Laura Bersellini, che è anche la figlia, leggetelo e magari pensateci sopra un attimo. Ecco perché ho sempre detto, è una frase che ci tengo molto a fare quasi mia, lo sport e la musica unisce il mondo e il resto lo divide. A voi tutti una buona serata.